Buonasera a tutti, mi presento, sono Marzio Marini e mi occupo di supporto tecnico commerciale per alcune regioni d'Italia. Ho il piacere di darvi il benvenuto a questo webinar di Urmet dedicato ai nuovi sistemi professionali di videosorveglianza NEIUS che Urmet ha voluto introdurre per ampliare l'offerta dedicata ai propri clienti. Innanzitutto vi voglio ringraziare a nome di Urmet per la disponibilità e la fiducia che ci avete accordato. Questa sera siete tantissimi, attualmente abbiamo 872 partecipanti e non possiamo che essere contenti di tanto seguito. Prima di cominciare vi informo sul funzionamento dell'applicativo con il quale si svolgerà il corso e durante il quale potete formulare delle domande. Per chi utilizza un computer potrà aprire la dashboard con la freccia arancione in alto a destra e nella sezione domande inviare richieste di informazioni allo staff che risponderà quanto prima. Per chi utilizza dispositivi mobili troverà la sezione domande selezionando l'icona del punto interrogativo. Vi segnalo anche che abbiamo messo a disposizione una serie di documenti che potete scaricare fin da ora cliccando sull'icona salva da tablet o da smartphone o nella sezione documenti tramite il PC. Inoltre, essendo un corso dal vivo, potrebbe avvenire una chiusura improvvisa del webinar. Se ciò dovesse accadere, vi preghiamo di ricollegarvi utilizzando il link o nella mail di conferma iscrizione o nella mail di promemoria ricevuta questa mattina. Passo ora la parola al Product Manager Pietro Dentis, che ci porterà alla scoperta della nuova gamma NEIOS, fornendoci tutti i dettagli che faranno sicuramente apprezzare l'impegno di Urmet per questa nuova avventura. Vi ringrazio e vi auguro un buon webinar. A te Pietro, grazie. Grazie Marzio e buonasera, benvenuti a tutti a questo webinar importantissimo per Urmet perché rappresenta un importante momento, un lancio di una nuova linea di prodotti. Avete visto in apertura il teaser che sta in questo momento passando per tutti i canali social ed è un teaser che preannuncia quello che Urmet sta portando sul campo, un nuovo brand di linea, appunto NEIOS, nato per soddisfare le richieste di un mercato che è sempre più specialistico, sempre più esigente. Per quanto riguarda NEIUS, è una linea professionale composta da soluzioni e prodotti, ideata per offrire il massimo in termini di soluzioni per impianti IP, quindi esclusivamente IP, per sistemi ad architettura aperta, idonea per la progettazione chiaramente di impianti per medie e grandi dimensioni. È una linea chiaramente per esigenze qualificate e dal taglio molto professionale, quindi il catalogo NEIUS si distingue per una serie di soluzioni scalabili e la serie Platinum, quella che troverete identificata da questo bollino Platinum, distingue i prodotti top performance della linea NEIUS. Ora, per parlare di NEIUS abbiamo realizzato un progetto di comunicazione vero e proprio partendo da zero. Dovevamo rappresentare NEIUS e per far breccia in un'arena fortemente competitiva abbiamo dovuto parlare di NEIUS mostrando quelle che sono le tre principali essenze di NEIUS, della nuova linea. NEIUS ha tre principali caratteristiche che sono, se le possiamo riassumere in caratteristiche, sono la NASA intelligente, la qualità video e la robustezza. Dicevo prima, per esprimere al meglio e rappresentarvi queste tre caratteristiche, abbiamo pensato tanto, ci siamo messi al tavolo con un progetto rivolto ai creativi della comunicazione e ne è nato un video decisamente interessante. Più che un video, è nato uno spot. Il progetto di cui vi parlavo, impianto di comunicazione di cui vi accennavo, è un nuovo metodo di comunicazione per noi. Chiaramente volevamo che NEIUS esprimesse le sue caratteristiche, le essenze che vi dicevo prima, in una maniera non di certo banale. Non era facile perché parlare di una telecamera facendo riprendere l'intero spot alla telecamera stessa, parliamo di una telecamera di videosorveglianza, abbiamo utilizzato la Bullet 4K. Era una sfida decisamente che abbiamo accettato perché era molto interessante. Non è stato facile portare la telecamera dalla sua comfort zone, cioè la telecamera sapete molto bene che è attaccata a una parete, a un palo e fa la sua ripresa da quel punto. E portarla invece su un carrellino, farla muovere con tutti i problemi annessi di gestione dello shutter, dei tempi di ripresa, del frame rate, del trascinamento. Quindi molti di voi professionisti capirete quello a cui sto accennando. Quindi era difficilissimo portarla a
a fare e avere un risultato del genere. Però devo dire che ci siamo riusciti e lo spot vuole rappresentare proprio il primo punto, l'assenza della qualità video che la telecamera esprime, perché la telecamera stessa ha effettivamente ripreso tutto ciò che ha visto, avete visto. Ve lo do in anteprima, quindi vi sto per far vedere anche quello che è il video di backstage, e volevo condividerlo per voi proprio in questa giornata di lancio per farvi vedere come la telecamera, diciamo, dal progetto iniziale a quando è stato portato all'interno dello spot. Prego, con il contenuto video. Come dicevo prima, tre sono le caratteristiche principali di Neus, sono tre caratteristiche che caratterizzano proprio l'intera gamma. Parliamo di resistenza, soprattutto delle unità di ripresa, ne parliamo anche di meccanica, decisamente robusta e affidabile, qualità video, e poi, che avete visto attraverso lo spot, è l'analisi intelligente di seconda generazione. Partiamo proprio da quest'ultimo punto, dall'analisi intelligente. Sono cinque le categorie di algoritmi che caratterizzano tutte le telecamere Neus, a seconda chiaramente dei modelli. Parliamo di algoritmi di tipo comportamentale, quelli relativi all'analisi, della dinamica, alla statistica e alla sicurezza. Per quanto riguarda gli algoritmi di tipo comportamentale, chiaramente la classificazione tra umano e veicolo è quello che ci dà la possibilità di adottare un filtro proprio già alla base, basato sul deep learning, capaci di identificare se ci troviamo davanti a un target di un tipo o di un altro, cioè se è un umano, una persona o un veicolo. Questo ci permette chiaramente di ridurre decisamente anche falsi allarme. Poi ci sono diversi algoritmi, una volta scelto su quale target dobbiamo lavorare, per umano, veicolo, entrambi, abbiamo la possibilità di attivare diversi altri algoritmi che sono il perimetro, la linea. Vediamo per esempio un esempio di perimetro. Questo l'abbiamo girato qui a Torino e semplicemente facciamo vedere in una scena di ripresa fortemente movimentata, quindi siamo in un esterno, abbiamo sullo sfondo le macchine che stanno passando su una linea vietata, quindi viene poi evidenziata, soprattutto vietata in una direzione, e poi un oggetto che avete visto passare, un umano sulla bicicletta, che ci dà l'allarme nonostante sulle aree riprese passino dei veicoli. Quindi la tipologia di algoritmi è professionale e adatta a lavorare in qualsiasi condizione e soprattutto in qualsiasi ambiente indoor e outdoor con prestazioni di fascia professionale. Il tripwire, il double tripwire sono due linee che se vengono scavalcate in un delta T, in un delta tempo ben preciso, ci danno un allarme. Quindi anche in questo caso riusciamo a filtrare una gran parte di falsi allarmi. Il loitering, quindi il vagabondaggio attraverso la telecamera senza una meta ben precisa, l'oggetto abbandonato, l'oggetto rimosso, e molto interessante anche questa prestazione di elmetto. Quindi abbiamo la possibilità, soprattutto nelle aree cantieristiche, di poter identificare se la persona ha o non ha l'elmetto di protezione, e possiamo anche definire un allarme in caso basato sul colore del caschetto. Quindi se quel caschetto di quel colore non deve essere in una certa area, viene notificato un allarme. Qui abbiamo preparato un video e ve lo mando subito per farvi vedere di cosa si tratta. E questo appunto era la rilevazione del casco di protezione. Poi abbiamo algoritmi riferiti alla corsa, quindi se una persona corre davanti alla telecamera viene notificato un allarme, parcheggio, oppure il superamento di una soglia di un numero determinato di persone in una determinata area, anche questo può essere notificato come un allarme. Abbiamo poi gli algoritmi di tipo di analisi, tipo il face capture, che
rileva i volti delle persone e dalla fase poi di playback possiamo fare un filtro, utilizzare un filtro per la ricerca dei volti in base per esempio al genere maschile e femminile, all'età, vecchio, giovane, eccetera, oppure se ha gli occhiali, se ha la barba, quindi possiamo andare a definire le modalità di filtro per ricercare un volto. Abbiamo l'analisi della dinamica, è un algoritmo che viene utilizzato con telecamere PTZ, quindi con le speedome, quindi nel catalogo Neus sono presenti delle speedome che hanno questa caratteristica di utilizzare l'analisi video che stiamo vedendo adesso, il tipo di algoritmo, facciamo ad esempio il perimetro, e una volta che una persona o un veicolo, dipende da cosa abbiamo scelto, entra in quel perimetro, la DOM comincia a seguirlo secondo una preimpostazione che chiaramente avrò programmato durante la fase di installazione. Poi abbiamo gli algoritmi di statistica, Heatmap, utilizzato molto in campo retail, ci permette di utilizzare una scala di colore nel quale vengono identificati i flussi di persone dove si accalcano maggiormente, quindi in campo retail è fortemente utilizzata, o demografiche, che è il conteggio delle persone. Abbiamo la possibilità anche di lavorare in forma molto professionale sul conteggio dell'entrata e in uscita delle persone. E poi il safety sono algoritmi che ci danno la possibilità di, nel caso della telecamera bispectrum, di avere una temperature alarm, quindi la possibilità di rilevare la temperatura corporea e di avere un allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, o il fire detection. In questo caso al momento è relegato a un solo prodotto, che è una speedome, la vedrete dopo, e ci permette di rilevare un principio di incendio o situazioni in cui c'è del fumo. Questo chiaramente crea un allarme e una notifica all'operatore. Lo vediamo poi dopo un po' più in dettaglio. Ecco, questi sono le cinque classi di algoritmi che sono presenti sui prodotti Platinum di Neus. Il secondo punto, che dicevo, la seconda caratteristica dopo l'analisi video intelligente è la resistenza. Le telecamere Neus sono tutte IP67, non temono l'acqua, e le versioni KA10 sono quelle antivandaliche. Quindi vi faccio anche in questo caso vedere due video, due challenge che abbiamo realizzato per dimostrare un po' queste caratteristiche che vi ho appena citato. Chiaramente il resiste almeno 30 minuti nell'acqua perché per la certificazione IP67 il 7 finale chiede proprio questo, almeno 30 minuti. In realtà la telecamera poteva stare sott'acqua anche per un bel po', chiaramente non pativa. La seconda è video che vi sto per trasmettere, riguarda l'IK10. Ecco, in questo caso, come state notando, il progetto di comunicazione, partendo proprio dal video spot, arrivando a queste che chiamiamo pillole, è rivolto e sarà rivolto sempre di più perché ne faremo altri, a far vedere quelle che sono delle caratteristiche di prodotto, non tanto raccontandole sul catalogo o su un video in maniera più semplice, ma facendo vedere effettivamente quello che il prodotto riesce a fare. E questo, portare il prodotto un po' al suo estremo, deve essere un po' alla base, è alla base della nostra comunicazione, e ci immaginiamo venga preso in forte considerazione da un professionista, perché vedendo esattamente quello che la telecamera può fare, quali sono i suoi limiti, sarà più facile in quei casi poter scegliere Neus.
L'ultimo punto, diciamo l'essenza, la qualità video, vi ho già dato prova con i video che abbiamo girato e lo spot della qualità video. Vi faccio vedere in questo caso una telecamera Neus su un campo di ripresa, questo l'abbiamo girato in Liguria. Non è un video, è un confronto tra due telecamere, una Neus e una telecamera di altra marca. In questo caso abbiamo utilizzato la telecamera con cui abbiamo girato lo spot, ovvero la 1099x720, che è una Neus 8 mega con ottica motorizzata 2.7-13,5 mm. Ecco, questa scena è stata girata a 60 metri, quindi le macchine che vedete sotto sono a 60 metri di distanza e la lunghezza focale dell'ottica al momento dello shot era di 13,5 mm, per cui siamo in posizione tele. Ecco, spero possiate apprezzare tra le due caratteristiche, tra le due immagini, le caratteristiche peculiari di Neus, la possibilità di vedere dei dettagli e di gestire molto bene anche le sovraesposizioni, quindi queste zone di confine tra luce e ombre che vengono comunque gestite molto bene sia dal sensore sia dalla parte poi di processamento del segnale. Anche per la parte di dettagli, quindi preso, qui ho dovuto chiaramente nascondere due cifre della targa per privacy. Come vedete in questo caso i dettagli, facendo uno shot sul video e poi zoomando direttamente lo shot direttamente su PC, riusciamo a conservare una grande quantità di dettagli, tale per cui mi è più facile poi identificare o leggere determinati particolari. E questo chiaramente con la telecamera 8 mega riusciamo a farlo in questa misura, come lo state vedendo ora. Quindi parliamo un po' più in dettaglio di telecamere. Neus, vi dicevo, ha sostanzialmente due gamme. La prima è una gamma, diciamo, entry level per Neus. L'algoritmo di compressione è l'S Plus 265 che è un codec proprietario e l'H265, l'H264 chiaramente sempre presente. L'S Plus è un codec proprietario, dicevo prima, che è in grado di ridurre circa 30% il bitrate rispetto a un H265. Quindi grazie all'S Plus abbiamo la possibilità, quando necessario, di ridurre la banda e ridurre anche lo spazio hard disk. Quindi in situazioni di soluzioni impianti decisamente grossi, dove ci sono un grande numero di telecamere, è sicuramente anche consigliabile utilizzare con una compressione video di questo tipo. Poi abbiamo, scusate, mi sono andato un po' avanti, DP67, tutte le telecamere Neus sono Starlight, il Wide Dynamic Range 120 dB, lo slot è presente, lo slot per una scheda di memoria interna è presente su tutte le telecamere Neus, sia con ottica varifocal, sia le DOM, sia con ottica fissa, e la capacità massima è di 512 gigabit. Poi abbiamo il Power IR LED, quindi le telecamere bullet con ottica varifocale hanno la possibilità di raggiungere circa 80 metri di copertura IR, quindi in notturna, nonostante lo starlight, se servisse farle lavorare in modalità bianco e nero, abbiamo una buona copertura dell'illuminazione infrarossa. Poi, dicevo prima, la parte di analisi video intelligente, per quanto riguarda la Neus e non la Platinum, abbiamo due algoritmi di analisi video che sono quelli più utilizzati, ovvero il tripwire, quindi la linea, e il perimetro. Quindi, nonostante parliamo dell'entry level della gamma Neus, viene già offerta con due algoritmi di analisi video a bordo. È presente poi anche una soluzione Color Maker che ci permette di avere la possibilità di riprendere in notturna a colori sostanzialmente, perché le color maker hanno una iride decisamente più allargata, quindi l'apertura arriva fino a F1, il sensore da 1.8 pollici, quindi un sensore sicuramente più grande, e poi sono dotate di luci calde, per cui le color maker garantiscono una buona resa di notte a colori,
e riuscendo a conservare fedelmente i dettagli colore. Per darvi un'idea di cosa vuol dire una color maker, utilizzare una color maker e confrontarla rispetto a una Starlight, ho utilizzato questa immagine. Questo è uno shot che abbiamo fatto sempre a Torino sulla collina. Avevamo una situazione molto difficoltosa. Qui ho confrontato una Starlight, una normale telecamera Starlight, con la color maker. Chiaramente qui avevamo la difficoltà maggiore, dicevo prima, qual era? È che di fronte alla telecamera non ci sono oggetti che riescono a dare rifrazione, quindi a illuminare un minimo. Quindi avevamo soltanto le luci della città e qualche lampione in questa parte. Chiaramente, per quanto riguarda la color maker, il risultato è completamente diverso. Quindi qui è la scena ripresa da una telecamera Starlight e questa è la scena ripresa da una telecamera color maker. Come vedete, tutti i dettagli vengono evidenziati, addirittura si ha un effetto di sovraesposizione a momenti delle luci della città che sono in fondo e tutti i dettagli comunque vengono osservati. Potrete anche notare che c'è una forte riduzione del rumore dell'immagine, per cui l'immagine rimane molto chiara, molto ben visibile, con i colori che dicevo prima rispettano fedelmente l'originale. Quindi ho ritagliato questa parte, messa a confronto. Il video, chiaramente, le immagini parlano chiaro e la color maker è sicuramente la soluzione ideale da utilizzare laddove ci serve questo tipo di prestazione. La serie Platinum invece racchiude un insieme di prodotti di telecamere che hanno delle prestazioni superiori in termini di numero di algoritmi di analisi video. Difatti, la serie Platinum ha sempre lavoro sempre con l'algoritmo S Plus H265, sempre il P67 Starlight, è presente una gamma Super Starlight che ci permette di lavorare molto bene in zone, in aree dove scarsamente illuminate, quindi a differenza da Color Maker dove è necessario catturare anche prioritariamente la qualità del colore, le Super Starlight ci assicurano una qualità video notturna molto elevata, quindi una grande capacità di illuminare una scena laddove non abbiamo tanta luce artificiale. SD anche qui fino a 512 gigabit e poi Wide Dynamic Range 120 dB, 80 metri nel caso volessimo utilizzare l'infrarosso per le soluzioni bullet varifocal. E l'analisi intelligente video. Analisi intelligente video che in questo momento, come state vedendo, non è più, non sono più solo due algoritmi, ma sono diversi algoritmi, quelli che citavo prima. Quindi le telecamere Platinum ci danno la possibilità di gestire tutta una serie di algoritmi che sono quelli che ho specificato prima. Bene. Scusate, per quanto riguarda le risoluzioni, partiamo da 5 mega, 8 mega e la fisheye che vedete qui rappresentata è una fisheye da 12 mega e poi ci sono le soluzioni terma. Per quanto riguarda le speed dome, anche qui l'offerta è molto ampia e partiamo da delle soluzioni 2 mega fino a speed dome panoramiche da 16 mega. Code che è sempre l'S Plus, P67 per le versioni chiaramente che sono da esterno, Starlight o Super Starlight, scheda di memoria presente, lo slot presente su tutte le versioni Speed Dome, Power Ear LED, anche qui arriviamo a chiaramente portate decisamente più ampie, nel caso di una 30x arriviamo a 200 metri di copertura LED, e poi l'analisi intelligente video. Anche le Speed Dome hanno una suite completa di algoritmi per l'intelligenza. Quindi, in questo caso, oltre agli algoritmi che vi ho presentato prima, c'è anche la funzione auto tracking, quindi l'analisi dinamica, che ci permette poi di inseguire un soggetto nel momento in cui viene rilevato. Vi faccio vedere un video girato qui in Urmet, vi dà un'idea della soluzione 5 mega 30x e delle sue prestazioni a livello di ottica. Quindi in questo caso, come state vedendo dal video, la telecamera viene richiamata con dei preset e
e abbiamo selezionato tre presette. Il primo che vedete qui è il grattacielo San Paolo. Per chi è di Torino, bene o male avrà in mente qualche distanza, ma dopo vi faccio vedere di che cosa parlo. E qui siamo sulla Mole Antonelliana, famoso per Torino. Qui state notando ci sono delle persone che si muovono sulla parte alta della Mole. E poi questo è il grattacielo della regione, quindi siamo anche qui su distanze molto molto importanti. Adesso vi faccio vedere anche in questo caso le distanze. Come vedete, da questa prospettiva siamo molto lontani. Ecco, per parlare di distanze, andiamo avanti, ok. Possiamo vedere che la Mole che vedete rappresentata qui è a una distanza di 2 km circa. Il grattacielo di San Paolo eravamo a una distanza di 4 km, questi sono i dettagli che riusciamo poi a catturare. E il grattacielo della regione è a 7 km e mezzo di distanza, quindi le prestazioni dell'ottica e della telecamera sono sicuramente di fascia alta, quindi queste speed dome sicuramente non deludono le aspettative sotto il profilo proprio prestazionale. Bene, parliamo poi delle soluzioni termiche. Abbiamo due tipologie, dicevo prima. Una soluzione, una termocamera, che è una termocamera per rilevazione della temperatura corporea, e di Spectrum, 4 mega è la risoluzione, due sono i flussi video che riproduce, uno visibile e l'altro in termica. Faccio vedere anche in questo caso il video. E poi l'altra termocamera, dicevo in apertura, che è una, in questo momento abbiamo soltanto la versione Speed Dome, anche in questo caso però è una soluzione bispectrum, quindi abbiamo una parte di immagine visibile e l'altra in termica. In questo caso l'ottica termica è da 50 mm con una risoluzione pari a 384x288, quindi ci dà un'ottima risoluzione in campo termico. E ci permette di rilevare un principio di incendio a circa 3 km per un fronte di 3 metri per 3 metri, per cui è sicuramente una soluzione che può essere adottata. Noi l'applichiamo su progetto specifico, e però risolve sicuramente un bel po' di problemi relativi, per esempio, all'installazione di molte telecamere termiche, quindi con una sola soluzione riusciamo a rilevare una vasta area di ripresa. Poi, ecco, nella gamma Neus compaiono chiaramente tutta una serie di NVR per la videoregistrazione locale. Di NVR anche qui abbiamo la soluzione Neus, la soluzione Neus Platinum. Per quanto riguarda la soluzione Neus, partiamo dalla risoluzione da 6 mega fino a 8 mega, sempre con codec S Plus, 5 o 10 canali video. Sono differenti invece il bitrate, quindi la banda disponibile per le diverse soluzioni. Quindi abbiamo 5 canali o 10 canali, una versione da 80 megabit e un'altra versione da 128 megabit. Sono soluzioni sempre con porte PoE, quindi il 5 canali ha 4 porte PoE, le versioni 10 canali hanno 8 porte PoE. State vedendo, sono tutti ONVIF, quindi abbiamo sia la parte di telecamere che di NVR che è certificata ONVIF, quindi ONVIF compliant. Dopo faremo un inciso su questo punto, che riguarda più l'integrazione. E la seconda parte, riferita agli NVR tipo Platinum, sono NVR che partono da 8 mega di risoluzione fino a 12 mega, da 20 canali, 40 fino a 80 canali con hot swap,
abbiamo delle versioni, alcune di queste versioni 40 canali, 80 canali, hanno anche RAID integrato, quindi possiamo anche fare delle attività di backup integrate alla macchina, Mirroring per esempio, o altre soluzioni RAID, in modo tale da salvaguardare i dati che andiamo a registrare. Dicevo, come state vedendo qui, gli hard disk non sono inclusi, ma abbiamo scelto di utilizzare, quindi sono disponibili in magazzino, tutta la serie Seagate Skyhawk Surveillance System. Quindi in questo caso i tagli che abbiamo sono da 1 tera fino a 8 tera, sono disponibili perché abbiamo scelto senza tanti compromessi di utilizzare una degli hard disk di alta qualità, di alta affidabilità soprattutto. Chiaramente poi sono scelte installative e la dimensione della capacità dell'hard disk può essere chiaramente scelta anche attraverso dei software, dei tool che diamo per identificare in base ai giorni che vogliamo il tipo di hard disk necessario. Neus chiaramente può essere controllato attraverso web page, abbiamo la possibilità di lavorare in multi browser, per cui possiamo utilizzare tutti i browser per lavorare in web page sia con gli NVR sia con le telecamere. Ma laddove ci fosse la necessità, oltre all'app Neus che ci permette, già disponibile sugli store, che ci permette chiaramente di vedere il live, il playback, di ricevere e impostare le push notification, di controllare le PTZ, ed è disponibile chiaramente per sistemi operativi Android e Apple. Dicevo prima, per un controllo più professionale, abbiamo il Neus Control, che è un software che si può installare su un server, sul PC. Lo diamo gratuitamente insieme alle macchine, quindi sia con le telecamere sia con gli NVR, ed è un software di centralizzazione per impianti già medio-grandi, quindi arriviamo a gestire fino a massimo di 200 dispositivi o un massimo di 512 canali video. Attraverso Neus Control possiamo gestire tutte le principali funzioni delle unità di ripresa delle macchine, e archiviazione, la parte di video analisi intelligente, le mappe grafiche interattive, possiamo anche avere l'overlay della temperatura corporea se andiamo a scegliere le soluzioni thermal, oppure il face detection o recognition possono essere gestite direttamente attraverso l'interfaccia di Neus Control. Per progetti, e solo per progetti chiaramente di una certa dimensione per alcuni mercati, utilizziamo il Neus Manager, che è un software di gestione che arriva fino a 300.000 punti di videosorveglianza, serve per sistemi ad architettura aperta e chiaramente richiede una fase progettuale. Urmet integra al suo interno un dipartimento di prescrittori e soprattutto di progettisti, quindi siamo in grado di affiancarvi, di supportarvi sia in fase di progettazione poi anche sulla fase post vendita, chiaramente attraverso il nostro customer service e la nostra rete di assistenza tecnica, che chiaramente è già stata formata per dare il massimo supporto anche sulle tutte le soluzioni Neus. Neus integra, oltre a quello che state vedendo, quindi abbiamo parlato di telecamere, di NVR, anche diverse altre soluzioni per esempio relative relative all'alimentazione delle telecamere, quindi attraverso dei power box che possono funzionare sia a ciclo lampione o attraverso pannelli solari. Quindi laddove abbiamo delle telecamere che devono essere installate ma non abbiamo l'alimentazione locale, allora possiamo utilizzare lo smart box prevedendo un pannello solare che andiamo a dimensionare in base al progetto. Le batterie che sono all'interno sono batterie al litio. Lo switch che diamo in dotazione, lo switch managed, che ci permette anche di gestire accensione e spegnimento impianti da remoto. E poi la cosa molto interessante è che questo sistema ci permette di, se viene richiesto, di inserire anche della sensoristica, può essere il PM10, il sensore di pressione, di temperatura, e di monitorare questi dati attraverso un'interfaccia cloud che possiamo dare sia all'ente sia a chi deve gestire questi smart box. Perché? Perché attraverso il cloud io ho la possibilità sì di vedere dei dati puntuali dei sensori, ma posso anche vedere i dati di funzionamento, quindi cicli di ricarica, eventuali temperature troppo alte, che mi permettono eventualmente di attivare un'assistenza prima che
eventualmente il sistema va default. Nel caso dovessimo lavorare in attività di sicurezza urbana, quindi smart city, per progetti smart city, la stessa versione dei box è disponibile anche per il ciclolampione, quindi possiamo connettere al lampione in modo tale dell'illuminazione stradale per avere l'illuminazione di giorno assistita chiaramente dalle batterie e di notte vengono ricaricate attraverso l'energia dell'illuminazione stradale. Un'altra parte che stiamo curando e che vedrete a brevissimo è tutta la parte di trasmissione, quindi il comparto relativo agli switch è in totale ottimizzazione, e quindi stiamo incrementando il numero di prodotti che saranno suddivisi in due parti, quelli in cascata e quelli in centrostella. Quindi ci permette, a seconda degli impianti, di identificare lo switch migliore, che sarà identificato per numero di porte sicuramente, PoE o non PoE, ma soprattutto anche per i pacchetti che riesce a gestire lo switch stesso. Quindi questo ci permette di fare poi una selezione e identificare una parte di switch destinate agli impianti professionali oppure laddove ci servono dei centrostella o e altri che vengono utilizzati su impianti magari di piccole e medie dimensioni. Stessa cosa per la gamma wireless, la gamma che è già attiva sin d'ora, ma in fase anche questa di ottimizzazione, con la quale noi riusciamo a coprire tutti i tipi di richieste legate alla trasmissione dei dati e del video attraverso wireless anche a diversi chilometri di distanza. Anche in questo caso siamo in grado di supportare per la progettazione anche degli impianti, sia di trasmissione wireless, ma anche selezione di switch, in modo tale da assicurare a un progetto l'effettiva sostenibilità che poi è alla base delle richieste del cliente. Parlavo prima di ONVIF. ONVIF è un... noi siamo compliant ONVIF, tutte le telecamere che avete visto prima sono certificate ONVIF con i profili STG e anche gli NVR, cosa non sicuramente semplice, sono certificate sia per l'acquisizione di prodotti di terze parti, per cui ho l'NVR NEIUS e devo connettere delle telecamere di terze parti, in questo caso abbiamo i profili ST, e sia per quanto riguarda la compatibilità con piattaforme di terze parti, per cui devo prendere l'NVR NEIUS e inserirlo su una piattaforma che non è quella che avete visto prima, né NEIUS Control o NEIUS Manager, quindi una terza parte, per esempio Milestone, per fare un nome. Chiaramente per l'integratore c'è questa possibilità, va sul sito ONVIF, come vi sto facendo vedere adesso, seleziona il produttore, e tutti i prodotti NEIUS sono chiaramente disponibili per codice e chiaramente sono poi utilizzabili, c'è tutta la documentazione che accompagna le feature list, i doc e l'interface guide che permettono anche all'integratore dei sistemi di lavorare in maniera ottimale semplicemente andando a integrare con i profili che abbiamo certificato. Bene, per fare un riassunto, quindi questa sera la presentazione è sicuramente di carattere tecnico-commerciale, non faccio tanti approfondimenti tecnici per non appesantire la serata, ma sono questi approfondimenti tecnici che verranno poi portati avanti attraverso dei corsi di formazione che vedono proprio mio collega Marzio Marini, protagonista, insieme a Giorgio Garzino, che è un altro collega che cominceranno a realizzare dei corsi di formazione NEIUS, quindi partendo dal prodotto, dall'unboxing, facendo vedere come funziona e poi facendo un corso di molto più dettagliato sulle varie prestazioni, sulle varie configurazioni di sistema. Quindi sono corsi che su invito e chiaramente portiamo avanti questa parte di formazione. Per darvi un'idea dell'impianto di marketing e comunicazione che segue il lancio di NEIUS, e non solo il lancio, poi il proseguo dell'attività di NEIUS sul mercato, cito il catalogo e il packaging. Per quanto riguarda il packaging, abbiamo dei box dedicati, quindi sono NEIUS. Il bollino Platinum identifica le versioni che vi citavo prima, che hanno delle prestazioni
che hanno delle prestazioni maggiori rispetto alla serie Neius. E abbiamo un sito che adesso vi faccio vedere. Il sito è www.neius.urmet.com e è un sito molto molto semplice da navigare, così lo volevamo, perché deve essere molto facile sia la navigazione sia la gestione. Avete i prodotti, ci sono i video, man mano faremo dei challenge video, quindi la telecamera messa in là, quindi è un esempio, faremo altri video dimostrativi di questo tipo. Abbiamo, per esempio, se scegliamo telecamere, un filtro prodotti che ci permette di distinguere le telecamere in maniera molto molto semplice, dall'ottica, dalla risoluzione. Faccio una cosa di questo genere per vedere. Abbiamo direttamente tutto quello che ci serve in pochi clic, quindi la piattaforma è molto ergonomica, pensata proprio per il professionista. E tutte le informazioni di prodotto e quelle specifiche che vedo subito immediatamente, ho l'elenco degli accessori direttamente disponibili e poi posso scaricarmi già subito per singolo prodotto quello che mi serve. Per esempio, se faccio vedere la scheda tecnica, anche in questo caso la scheda tecnica è orientata a dare il massimo dei dettagli tecnici di cui un professionista ha bisogno, quindi una descrizione breve con le key features e poi una scheda tecnica molto più di dettaglio che si conclude con le dimensioni del prodotto e gli accessori compatibili. Quindi questi documenti sono veramente di facile richiamo direttamente sul sito. Abbiamo poi la possibilità di fare dei download. La parte download abbiamo schede tecniche, libretti, certificati, firme e software, quindi di volta in volta vengono manutenuti su questo sito tutti i plugin e documentazione necessaria per tenere sempre aggiornata la parte di prodotto. E ecco, continuando a parlare di marketing e comunicazione, abbiamo realizzato il teaser, il video di lancio e il video di backstage, che sono, parlo del video di lancio e del backstage, dei video veramente dimostrativi, cioè vogliamo far vedere come funziona e come funziona il prodotto sul campo, quindi in questo caso ci siamo, come dicevo prima, impegnati a portare la telecamera in un settore che non era proprio il suo, quella della ripresa di uno spot, però questo ci è servito per far capire, spero, che la telecamera ha delle caratteristiche video non comuni. I video dimostrativi sono video che al momento non ci sono e man mano gireremo anche per farvi vedere per esempio alcune prestazioni di dettaglio come per esempio il perimetro anziché l'analisi video in generale. Ci saranno i video dimostrativi di dettaglio a breve anche su questa parte qui. E poi c'è la parte di teaching video, anche qui la stiamo terminando, ma man mano si arricchirà di tanti video che servono al professionista per evitare di passare ore e ore sui manuali di configurazione di prodotto e, supponiamo, ha bisogno di abilitare semplicemente il tracking della DOM. Ecco, c'è il video che parla di tracking e fa vedere come si fa a livello di menu. Quindi in maniera molto semplice, durano mediamente quei 40-50 secondi al massimo, danno subito l'informazione senza evitando tante perdite di tempo. Quindi pensiamo al professionista, quando deve andare sull'impianto deve prepararsi attraverso anche quello che vedete dopo, attraverso una formazione indispensabile, ma poi tolta questa dobbiamo fare in modo che anche sui nuovi prodotti ci sia sempre questa parte di teaching, quindi di acquisizione più naturale e più semplice da parte del professionista, perché porta in campo delle soluzioni che sono chiaramente di taglio professionale. Poi abbiamo i webinar, vedete qui stasera impegnato in questo webinar, ne faremo altri anche sul tema e quindi continuiamo questa parte. Il supporto alla progettazione, ci sono passate diverse volte durante questo webinar sul fatto che noi possiamo essere di supporto alla progettazione. Abbiamo un dipartimento, si chiama FISE, Fire and Security, è composto da colleghi che si occupano solo di progettazione e quindi per noi è proprio nelle corde supportarvi in quelli che sono dei progetti che a volte possono nascere su un'esigenza del cliente, la discussione del progetto, la mappa del rischio, l'identificazione della soluzione, arriviamo poi ai prodotti
e alla fine, una volta che abbiamo tutto su carta, abbiamo la possibilità anche di assistervi durante e post vendita. Quindi questa è sicuramente la parte migliore che forse molti di voi conoscono di Urmet, forse un po' meno sulla parte di progettazione, ma per Neius è indispensabile perché, ripeto, una gamma per professionisti, quindi riteniamo che questa parte sia fondamentale. E poi gli eventi. Siamo a Fiera Sicurezza, abbiamo deciso di partecipare nonostante il momento, anche questa è l'ulteriore sfida che Urmet si è presa in carico. Andiamo, non andiamo, lasciamo, alla fine saremo a Sicurezza. Abbiamo uno stand dove presentiamo anche Neius, per cui vi aspettiamo numerosi. Aspettate, io nel frattempo mi sono anche perso. Vi aspettiamo numerosi, faremo vedere le soluzioni. Ci saranno molti colleghi che potranno anche darvi delle indicazioni, magari più di dettaglio, su corsi di formazione, sulla vendita e via dicendo. E quindi per noi si ritorna in campo, si ritorna di nuovo a rifare delle cose che da 2 anni a sta parte purtroppo avevamo messo da parte. Quindi ci saremo, veniteci a trovare. Allora, io ho voluto fare una presentazione che stessi in un'ora, non era facile, penso di esserci riuscito, sì, 18:57 direi che ci siamo, e non posso che ringraziarvi per l'attenzione, perché vedo dai numeri avete seguito, e ripasso la parola a Marzio, vorrei che possa concludere, diciamo, questo webinar. Grazie ancora. Grazie Pietro, gentilissimo. Ho estrapolato giusto così velocemente un paio di domande dai nostri partecipanti. Una potrebbe essere utile per ribadire un concetto che potrebbe tornare utile un po' per tutti i nostri installatori. Ci chiedono se le nuove telecamere Neius possono essere integrate all'interno di piattaforme software che gestiscono sistemi di videosorveglianza di terze parti. Sì, ottima domanda. L'ho accennato quando parlavamo di ONVIF. Le telecamere Neius, gli NVR Neius, sono tutti sul sito ufficiale ONVIF, compliant, quindi certificati, quindi possiamo anche esporre il logo secondo le regole di ONVIF, e secondo i profili che indichiamo sono compatibili con tutte le piattaforme attualmente disponibili, quindi quelle più note, che chiaramente integrano prodotti di tipologia ONVIF. Assolutamente sì. Perfetto, è un'altra domanda che molti componenti hanno richiesto, devono sapere se i nuovi componenti della gamma Neius sono già disponibili all'acquisto, sono già stati realizzati degli impianti, insomma qualche informazione in più sulle novità. Sì. Allora, su Neius, nonostante stiamo lavorando pancia a terra, parlo con tutto lo staff, da ormai un anno abbondante, siamo arrivati al lancio di oggi, ma abbiamo tutti i prodotti in magazzino, sono già stati realizzati degli impianti, chiaramente, perché il lancio non significa partiamo oggi e vi facciamo fare le cavie, no, assolutamente, sono già stati realizzati molti impianti, chiaramente di varie dimensioni anche, e quindi siamo pronti per i prodotti come disponibilità, siamo pronti come azienda per il supporto, che è la seconda parte più grande, e siamo pronti per offrirvi questa nuova esperienza che non riguarda solo il prodotto, ma riguarda la soluzione. Il prodotto è un di cui che mettiamo all'interno della nostra soluzione. Perfetto, grazie mille Pietro, il tempo a disposizione è scaduto, quindi mi unisco anch'io ai ringraziamenti di Pietro, con cui voglio complimentarmi per la splendida presentazione proposta, chiara e dettagliata. Spero che la nuova gamma Neius abbia suscitato il vostro interesse e diventi un sistema per i vostri impianti di videosorveglianza avanzati. Per tutte le informazioni, come sempre, potete fare riferimento alla rete commerciale presente sul vostro territorio, e con l'occasione ricordo che, come avviene per gli altri sistemi, anche per Neius, Urmet mette a disposizione tutta la rete di assistenza, customer service, centri di assistenza tecnici territoriali e specialisti di prodotto. Vi saluto e vi auguro una buona serata a tutti. Grazie ancora. Ciao a tutti.